ci chiedono di calcolare la convergenza uniforme della serie di funzioni, di sommatoria per n che va da 1 all'infinito, di seno di nx fratto n alla terza. Ho qui preparato appunto la grafica. Allora, per n ad esempio uguale ad 1 abbiamo ovviamente seno di x, che è la funzione in rosso. Poi osservate cosa succede alle nostre funzioni, alle serie di funzioni man mano che andiamo avanti con n. Per n uguale a 2 ovviamente avremo seno di 2x fratto 2 alla terza, cioè fratto 8, ed è la funzione in azzurro, eccola qui, è questa. Vedete, le funzioni l'ampiezza delle funzioni è sempre minore. Poi per n uguale a 3 abbiamo seno di 3x fratto 3 alla terza, ossia 27, che è la funzione in verde, eccola qua. E per n ad esempio uguale a 10 abbiamo seno di 10x fratto 10 alla terza, ossia fratto 1000, e come ben vedete la funzione in violetto, che praticamente, vedete, è quasi ampiezza nulla, e se dovesse andare ad infinito ovviamente avremo ampiezza zero. Quindi questo già graficamente ci sta a dire che la nostra funzione converge uniformemente, ok? Allora, vi ho annotato qui ovviamente, quindi fate un fermo immagine magari, così vi scrivete qualche appunto. Allora, molte volte nello studio della convergenza uniforme non è molto agevole, cioè studiare proprio direttamente la convergenza uniforme, in quanto esplicitare la funzione somma, la S di X, è difficile. Quindi ci viene in aiuto uno strumento abbastanza potente, cioè la convergenza totale. Allora ragazzi, convergenza totale, molte volte è opportuno proprio studiare la convergenza totale. Andiamo a vedere che cos'è questa convergenza totale. Allora, una serie, una sommatoria per n che va da 1 a infinito di fn di x converge totalmente ad una funzione se x, nel suo insieme a ovviamente, se esiste una successione di numeri reali non negativi, che chiameremo m di n, con n appartenente all'insieme dei numeri naturali, tale che in valore assoluto la fn di x, la nostra funzione, cioè le nostre funzioni, anzi, siano minori o uguali di m per ogni x appartenente ad a. Cosa significa questo? Beh, ho ripreso le nostre funzioni, quelle di prima. Vedete? Se io prendo un valore m, ok, per n che tende ad infinito, all'aumentare di n, cosa succede? Che la nostra funzione, ad esempio quella in azzurro, è minore di m, ok? Se vado a prendere m in questo punto, ad esempio, sempre valore maggiore di 0, come vedete, la funzione verde, all'aumentare di n, per n che tende ad infinito, cosa succede? Che la funzione è sempre minore di m, vedete, sempre minore di m, al massimo uguale, ok? Ecco, l'ho scritto qua sotto. Questa è la convergenza totale, e ovviamente se c'è convergenza totale c'è convergenza uniforme, e ovviamente c'è anche convergenza puntuale, non vale il viceversa, lo vedremo tra poco. Allora io cosa posso scrivere, ragazzi? Se io prendo la mia serie di funzioni, ok, seno di nx fratto n alla terza, la posso maggiorare con una funzione che è proprio 1 su n alla terza. Infatti questo è minore o uguale, perché il seno di nx, qualunque sia n, comunque il seno è sempre una funzione minore o al massimo uguale ad 1, quindi tutta questa quantità sarà minore o uguale di 1 su n alla terza per ogni x appartenente ad r e per ogni n appartenente ovviamente ai numeri naturali. Però sappiamo che 1 fratto n alla terza, o comunque la sommatoria per n che va da 1 a infinito di 1 su n alla terza, è una serie armonica generalizzata, e sappiamo che questa serie converge perché 3, cioè l'esponente, è maggiore di 1, e quindi posso dire che anche la serie di partenza converge totalmente. E quindi dalla catena delle implicazioni, ovviamente l'ho scritto pure, non vale il viceversa, se c'è convergenza totale c'è convergenza uniforme,
e c'è appunto anche convergenza puntuale. Quindi posso concludere che la nostra serie converge uniformemente. Chiaro, ragazzi? Quindi questo è un altro modo per affrontare diciamo questi calcoli. Questa è la filosofia, grosso modo, di questa tipologia di esercizi. Niente, ragazzi, io spero di essere stato chiaro e arrivederci con un prossimo esercizio sempre sulle serie di funzioni. Ciao.